Salve a tutti amici di guidefacili.eu. Galaxy Note 7, finalmente il telefono ci è stato consegnato. Dopo i recenti scandali per via di alcuni dispositivi, un numero ristrettissimo, c'è chi dice circa 35, che hanno avuto dei problemi, delle esplosioni causate dalla batteria difettosa, da un lotto di batterie difettose, Samsung è corso ai ripari, sostituendo quelle che sono le batterie difettose sui telefoni, ed ha iniziato le spedizioni. Ci è appena arrivato e abbiamo pensato subito di fare l'unboxing per voi. Proseguiamo quindi ad aprire la confezione. Bellissima confezione nera, ormai nello stile degli ultimi smartphone Samsung, che richiama anche quella dell'S7 e dell'S7 Edge. Ed eccolo qua, lo smartphone. Veramente bellissimo al tatto, eccezionale anche nel design. La cura è veramente maniacale, veramente un bel telefono e soprattutto molto elegante. Noi abbiamo preso la Black Onyx, veramente bello, un bel telefono. All'interno della confezione troviamo la classica chiavettina che serve per inserire la micro SD e la nano SIM. All'interno di questa piccola confezione abbiamo tutti i manuali di istruzioni, le guide di sicurezza e i certificati di garanzia e, diciamo, tutti gli altri manualini contenuti all'interno della confezione. Andiamo quindi agli accessori in dotazione. Il cavo USB tipo C, che serve per la ricarica e per collegare lo smartphone ad un computer. L'alimentatore, che dovrebbe essere uguale a quello dell'S7, gli stylus di ricambio per l'S Pen, l'adattatore USB a USB Type-C e un altro adattatore da USB tipo B a USB tipo C. E infine le cuffie all'interno di una confezione separata. Allora andiamo a vedere quindi il telefono. Nella parte bassa abbiamo il jack per le cuffie, il micro USB tipo C, gli altoparlanti, il microfono e lo stylus pen, che basta premere e si esce, a differenza degli altri Note, quindi questo qui si preme e poi si esce. Nella parte retro del telefono abbiamo i sensori dei battiti cardiaci, il flash e la fotocamera. Naturalmente poi nella parte anteriore un'altra fotocamera, i vari sensori di luminosità, l'iris scan, che è la vera e propria novità del telefono, e poi naturalmente i soliti tasti, il tasto home e gli altri due pulsanti. Nella parte alta del telefono abbiamo il foro per inserire la chiavetta e poi quindi mettere le SIM, la micro SD e un altro microfono. Ecco quindi il Note 7. Faremo ora dei test, vedremo come si sono risolti i problemi e se ne ha altri. Quindi nei prossimi giorni pubblicheremo un'ulteriore recensione. Faremo anche una recensione un po' più completa e vediamo di trovare qualche difetto in questo meraviglioso smartphone di casa Samsung.